immaginare mi piace particolarmente, credo sia molto importante che il cinema del passato, che poi il cinema del presente e anche del futuro, venga ricordato soprattutto alle nuove generazioni. Detto questo, sì, io sono l'8 maggio, inizio la ripresa del mio secondo film come regista, tra l'altro sono a Bari per ricordare mio padre, per incontrare voi, per parlare con me. Ma anche per una forma scaramantica, perché con Razza Bastarda, il mio primo film, vinsi questo festival e quindi insomma sono venuto a prendere energia positiva per il mio secondo viaggio. Trattasi di un viaggio, perché il premio, questo titolo del mio secondo film, è un viaggio spero molto divertente, ma anche toccante, di una famiglia molto strana che parte in macchina da Roma e raggiunge Stoccolma in Svezia, perché il capostipite, questo vecchio signore anziano, questo genio depresso, molto curioso, ha appena vinto il premio Nobel per la letteratura e ho la fortuna di, questa è la prima volta che lo dico ufficialmente, poi non parlerò della storia perché i film vanno visti e non raccontati, sono d'accordo, poi sono pessimo a raccontare la storia dei film, ho un cast eccezionale. Sono molto fortunato in questo senso, avrò con me Luigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Andrea Jonasson e anche un curioso personaggio interpretato da Mandalir e poi c'è il sottoscritto e quindi spero che sia un viaggio che ricorderete e che magari vi verrà voglia di fare con chi amate. No, il cast è... Era un grandissimo attore, un grandissimo amico, non c'è più, e fare quello spettacolo, appunto il cupolo a Barletta, è stato per Prato uno spettacolo dedicato a Enrico, molto importante. E a che domanda? No, la domanda era molto semplice, il momento in cui hai capito che avevi voglia, ti piaceva... Marco!